sono contento di questo punto vicino perché abbiamo veramente fatto un'ottima gara, era una buonissima squadra. Poi alla fine abbiamo avuto anche l'occasione per prendere i tre punti, però oggi abbiamo dato veramente sul fatto caratteriale per tutti gli aspetti, abbiamo veramente conosciuto la maglia. Bisogna anche considerare l'avversario che è di fronte. E nel primo tempo erano due squadre molto, tra virgolette, contratte, in cui non riuscivano a giocare nell'una e nell'altra. Poi il secondo tempo magari siamo entrati in campo con più sciolti, con più voglia di vincere, e purtroppo non sono arrivati questi tre punti. Comunque sia, davanti avevamo una squadra, come ho detto prima, molto, molto forte, con giocatori esperti che hanno fatto tante partite in questa categoria e che fanno la differenza. E noi siamo stati bravi nel limitare in un primo momento le loro qualità, e poi siamo stati bravi a esaltare le nostre nel secondo tempo. Cosa è un consiglio, lei porta una maglia che non è rossonera, nella confusione l'arbitro lo individua immediatamente, nella confusione di tutte le maglie uguali deve ricordarsi chi ha fatto, chi ha detto, lei lo individua e dice perché non stai lì e ti trovi qua, e può cacciare anche un cartellino. No, ma io ho l'albero, ma tranquillamente non capisco questa domanda qui. Sono consigli di affetto, nel senso che sì, abbiamo conosciuto una cosa in passato, quindi. No, io la ringrazio del consiglio che mi dà, ma è normale, io come tutte le partite è normale che in campo mi faccio sentire che sono un giocatore che ci sono. Qualche altra partita è sembrato un po' più aggressivo. No, è normale che dopo è normale, viene fuori anche il carattere di una persona. Se io devo stare in porta e devo stare fermo, è meglio che me ne sto a casa.
E per lui io volevo un po' ritornare invece alla domanda che ha fatto il collega. Sì. E, quando ho detto la differenza, giustamente, tra il primo tempo e il secondo tempo, si è visto un poggio diverso. Non può essere, lei ha dato una spiegazione, io do la mia, poi se sbaglio, non può essere che nel primo tempo ci sia stato un po' di timore, di paura per l'ambiente che si era venuto a creare, per il clima che si era venuto a creare. Nel secondo tempo invece avete giocato con maggior disinvoltura, avete messo sotto il Sorrento e quella paura è subentrata nel Sorrento. Ma guarda, pur essendo un gruppo molto giovane, con qualche personaggio di esperienza come Paolo che ci sta aiutando molto in questo periodo, stiamo cercando di rimanere uniti nelle difficoltà, no? E siamo entrati in campo con la solita voglia di fare la nostra gara, con la, tra virgolette, anche con la tranquillità per farla. Io ti ripeto, per me, poi ognuno ha la sua opinione, e davanti avevamo anche una squadra forte, sì. Non è semplice giocare queste gare, non è semplice giocare contro alcuni giocatori, e ti ripeto, il secondo tempo magari ci siamo un po' più lasciati andare, no? Quindi si sono evidenziate le qualità della nostra squadra, tutto qua, io lo penso così. Io avevo due domande per l'intelligenza. La prima, banalmente, però importante, nella ripresa, qual è stata la parata più difficile che avete avuto comunque dei cattivi? La seconda invece è, la classifica si sta insomma sgranando, 14-15 partite. Un gruppo giovane che deve gestire, interpretare una situazione di classifica non facile, come ancora. In questo senso intravedi segnali di maturità, di crescita del gruppo che sta, puoi dire, imparando a rapportarsi con questo campionato, leggere professionisti, e in questa situazione non proprio bella. La prima domanda risponde, forse è stata quella di quando mi ha puntato l'attaccante, perché le dovevo decidere, dovevo prendere una decisione, o andare addosso fuori, ma avevo paura di prendere il cartellino, o aspettarlo nell'aria, però devo fare qualcosa perché ho immaginato nella mia testa che lui cercasse quell'angolo là, è andata bene, e poi anche quell'altra non è stata facile perché avevo un uomo davanti e è andata bene, però sono contento. La seconda domanda, io posso dire che stiamo crescendo e si vede, perché domenica veramente a Ferrara abbiamo fatto una gara che ci abbiamo messo veramente il cuore. Oggi col Sorrento un punto secondo me è buono, alla fine abbiamo avuto anche l'occasione per vincerla. I giovani stanno crescendo, lo vediamo tutto, tutti, il campionato è ancora lungo, però cerchiamo di combattere partita per partita e poi vediamo quello lì che viene fuori, perché se ci montiamo la testa adesso non dobbiamo né montare la testa né abbattersi. Ginestra, così anche per perpetuità. Entrando in campo oggi si è stata una specie di ostilità, avete visto questo stadio con dei striscioni di contestazione. C'è stato un primo tempo quasi a contestare, però nel secondo tempo c'è stato questo cambiamento, l'ha detto anche il collega Giallo. Voi quando siete entrati avete visto quegli striscioni dentro l'uomo, non mamma chiocciola la Ginestra, ma dopo per i giovani. Perché alla fine voi non l'avete neanche salutato il pubblico. No. Le altre volte andavate di sotto. Cosa c'è? No, io posso dire questo, è normale che il tifoso vuole sempre vincere, è normale, soprattutto quando sei in una piazza come Foggia, è normale che vuoi sempre i risultati. Se devo dire i striscioni, non è che li stiamo a guardare la domenica, è normale che se i tifosi ci applaudono e ci fanno gli applausi come io ne ho sentiti per noi, io li ringrazio e li abbraccio. Poi se fischiano, vengono allo stadio per fischiare qualcuno, io non posso dire niente, loro pagano il biglietto, faranno quello che gli pare. Però io ho sentito anche parecchi applausi. Quindi a quella gente lì glieli faccio io gli applausi. Poi da parte nostra, che le devo dire, forse loro si aspettavano molto qualcosa, un qualcosina di più, ci sta, però è normale, come ho detto sempre, guardiamola, prendete la lista dei giocatori del Sorrento, prendete la lista nostra. Noi siamo parecchio giovani, bisogna ricordarselo, siamo 20 giocatori nuovi e il Sorrento è un gruppo che non so da quanti anni ha 5-6 giocatori che giocano sempre un qualcosa, un... hanno una struttura. Noi è il primo anno e quindi stiamo veramente facendo il massimo. Poi sta a noi cercare di continuare, di fare risultati, di far bene, e sono sicuro che sentiremo qualche applauso in più. Ma non c'era niente di particolare, siamo entrati dentro, non c'è proprio niente, non andiamo sempre a cercare la cosa perché non sta in cielo né in terra questa. Un po' di umiltà alla fine, anche se a testa bassa, a testa china, però salutare tutti.
perché oggi molti hanno notato questo. No, ma noi siamo entrati, io non nemmeno... secondo me no, dai, lasciamo perdere questo, prendiamoci il punto che siamo contenti. Io, come ho detto prima, gli applausi si sono sentiti e noi siamo entrati dentro, magari perché normale, hai combattuto, hai dato il massimo, non sono arrivati 3 punti, magari sei entrato dentro così, ma non andiamo a cercare ogni volta sempre la cosa, perché non sta in cielo in terra. Prima di fare la domanda a Ginestra, faccio i complimenti a Perpetuini, che assieme a Molina, qui presente Ginestra, è stato tra i migliori in campo. È stato talmente bravo che ha quasi oscurato, tra virgolette, il lavoro di Meduri, che di solito Meduri era un altro che giocava sempre bene, oggi Perpetuini ha fatto ancora di più e quindi gli dico bravo. Grazie. E a Ginestra invece voglio chiedere una cosa che non riguarda la gara di oggi. Potevi rispondere. Hai detto grazie. No, sì. A Ginestra è una domanda che non riguarda la gara di oggi, è una riflessione che ho fatto qualche giorno fa. Fermo restando che le parate decisive, ma proprio che hanno portato punti al Foggia di Ginestra, sono state superiori ai gol subiti da Ginestra. Non è forse che Ginestra non è arrivato in Serie A perché poi i gol che subisce sono quelli negli angoli più lontani dove non ci arriva mai. Mi ricordo la pubblicità, no, di quella del detersivo, cioè quella arriva nell'angolo più sporco, togliere. Dal Benevento in poi, compreso Pise, tutti nell'angolino, la manina, però non c'è. Io sono uno che ho detto ci provo sempre in tutte le occasioni, poi a volte va bene, a volte va male. La mia carriera, io sono stato di 2 squadre importantissime, è stata molto sfortunata. Io sono stato sia del Milan che dell'Inter quando ero ragazzino, però ho sempre giocato in prestito da queste squadre. Potevo fare molto di più magari, non lo so, sicuramente mi è girato un po' così, anche perché a livello, quando sono stato giovane ho avuto qualche infortunio un po' che mi ha un po', la carriera me l'ha un po' fatta così, però è anche vero che non ho mai avuto un'occasione, non ho mai avuto per dimostrare il mio valore, ma io sono contento dove sono e sono fiero di vestire sta maglia, il resto non mi interessa. Quanti anni ancora pensi di giocare? Grazie, arrivederci. Se me ne fate giocare altre 10 porto da mangiare.